Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante volume appena pubblicato dalla Sismel che si intitola Chronicon di Domenico di Gravina, edizione critica, traduzione e commento a cura di Fulvio delle Donne, con la collaborazione di Victor Ravera Magos, Francesco Violante e Marino Zebbia. E io, come mia abitudine, non perdo altro tempo da sottrarre ai nostri ospiti, ma lascio subito la parola a Fulvio delle Donne perché ci introduca nell'analisi di questo interessante volume. Prego, Fulvio, a te. Buongiorno Maurizio, innanzitutto grazie per la consueta ospitalità e gentilezza, davvero molte grazie a te e a Italia Medievale. Innanzitutto faccio vedere subito il libro perché è un libro bello, dalla copertina bella, imponente tra l'altro, un libro meraviglioso, si spera che sia bella non solo la copertina e la grafica, ma anche importante il contenuto. E che sia piacevole e interessante per chi lo voglia leggere, perché è un testo, è una cronaca innanzitutto, quindi un racconto di un cronista molto importante, un cronista che ci fa un racconto straordinario, è l'unico testimone di fatto di eventi straordinari che capitarono intorno alla metà del 300, fu scritto infatti tra il 1349 e il 1351 da quest'autore, lo si vede nella copertina, Domenico di Gravina, che era un notaio, ma dopo lo vedremo anche che cosa significa. È un racconto a tratti molto molto vivace perché è una testimonianza diretta di quello che capitò, di un evento, di eventi straordinari, di una guerra straordinaria che si consumò soprattutto lungo le strade della Puglia. Vennero toccate appunto Gravina, che era la patria di Domenico, poi Barletta anche in maniera particolare, ma tutta la Murgia. Addirittura si ha menzione molto precisa pure di Castel del Monte, il famoso castello, no? Fatto costruire da Federico II, che divenne in quel momento sede anche di truppe che stazionavano lì. Ma descrive molto minuziosamente queste battaglie, che battaglie poi erano sotto forma di zuffa, spesso di zuffa tra pochi soldati, ma anche appunto tra truppe anche ben organizzate, truppe che venivano da ogni parte d'Europa, innanzitutto dall'Ungheria, perché c'era Luigi d'Ungheria, il re d'Ungheria, che era venuto in Italia meridionale in quegli anni a vendicare la morte di Andrea, del suo fratello Andrea, che era diventato marito, che aveva sposato Giovanna I d'Angiò. Però venne ucciso nel 1345, nel settembre del 1345, fu assassinato in circostanze non chiarissime. E appunto ci fu da questo evento si scatenò una guerra che di fatto fu una piccola guerra europea consumata in tutta l'Italia meridionale. Adesso no, racconta anche quindi delle devastazioni di tutto un territorio che era ricchissimo, quello della Puglia, soprattutto dell'Italia meridionale, che era il granaio di fatto d'Europa, del Mediterraneo, e vengono distrutti i seminati, vengono distrutte le vigne, gli olivi, e vengono descritte anche in maniera minuziosa tutte queste cose. A volte vengono distrutte per dar da mangiare alla soldataglia, ai mercenari, no? Ai tanti mercenari lombardi, tedeschi, e oltre che ai soldati ungheresi che c'erano, ai soldati napoletani e così via. Oppure venivano distrutti anche per rappresaglie, questa è la cosa straordinaria, dagli abitanti delle città vicine, che erano ovviamente anche le città rivali. Fu una guerra, come dire, tra due rami della medesima stirpe, perché erano angioini entrambi, no? Appunto, da una parte Giovanna, dall'altra parte i suoi sostenitori, dall'altra parte Luigi d'Ungheria, che era sempre un angio. Però ecco, questa guerra interna ovviamente non servì solo a ristrutturare e a cercare di riorganizzare un regno intero, ma offrì l'occasione anche per ristabilire le strutture cittadine, le strutture aristocratiche di tutto il regno dell'Italia meridionale. E attraverso la cronaca di Domenico noi riusciamo proprio a
disegnare il percorso delle strutture istituzionali, agricole, economiche, anche il paesaggio pastorale, ma anche appunto, no, possiamo comprendere anche come ci si muoveva, come si faceva la guerra in quegli anni, come evolveva la politica anche delle élite cittadine, perché appunto poi Domenico di Gravina era non solo non solo l'autore, ma anche protagonista delle vicende che racconta, era davvero un personaggio di spicco di quest'epoca. Di tutto questo noi parliamo a grande abbondanza nell'introduzione e fra poco ne approfondiranno le questioni anche Victor Rivera Magos nell'ordine, Francesco Violante e anche Marino Zabbia che non è collegato con noi ma che appunto ha contribuito a questo volume. Scorro rapidamente l'indice, no? Perché appunto è un indice, l'introduzione è complessa, l'introduzione sono circa 100 pagine, per cui c'è una ricostruzione ampia, il volume in totale sono circa 700 pagine. Nell'introduzione c'è una descrizione molto ampia di tutti i problemi a cui ho accennato. Si parla dell'autore, si parla appunto di chi era Domenico di Gravina, dell'opera, a partire dal titolo, no? Perché anche il titolo è complesso, è difficile, no? I titoli normalmente nelle opere medievali non vengono riportati nei manoscritti. Abbiamo deciso di dare all'opera il titolo di Chronicon, che è quello che si trova, diciamo, sulla coperta dei manoscritti, ma non c'è nel manoscritto vero, vero e proprio. Cambiando anche il titolo che era stato assegnato da Muratori, che aveva pubblicato quest'opera nel Settecento, che era Chronicon de Rebus in Apulia Gestis, quindi come se fosse solo concentrato sulla Puglia, invece appunto è davvero un affresco sulle vicende di tutta l'Italia meridionale. Poi si parla del contenuto, si parla dei tratti narrativi. Ecco, e poi c'è l'opera nel contesto della cronachistica coeva, di cui si è occupato Marino Zabbia, e poi Gravina, ah no, Domenico di Gravina come fonte per la conoscenza del paesaggio agrario pugliese, di cui si è occupato Francesco Violante. Della vita ha tracciato invece il profilo Victor Rivera Magos. Allora, è un'opera, innanzitutto l'edizione di questo testo. L'edizione viene fornita poi, appunto, l'edizione viene condotta sull'unico manoscritto esistente che si trova a Vienna. Come mai un manoscritto che si occupa di cose meridionali poi è a Vienna? Probabilmente fu portato alla fine del XVI secolo da un erudito, che era un erudito ungherese, appunto non a caso, Janos Zambochi, o come si chiamavano all'epoca in forma latina, Johannes Sambucus, che evidentemente lo portò in copia unica a Vienna. Noi abbiamo un solo esemplare, ed è un solo esemplare. E che tra l'altro o è autografo direttamente di Domenico di Gravina, e questo è davvero straordinario, oppure è un idiografo, cioè è stato controllato direttamente dall'autore. Allora, le edizioni sono importanti e sono sempre difficili, no? Perché appunto bisogna sempre un po' ricostruire i problemi, bisogna comprendere i problemi, la storia si fa sulle fonti e dobbiamo comprendere innanzitutto come è fatto il testo. Appunto, è un testo, un manoscritto in cui ci sono anche degli appunti sul margine, si dice copia questa parte, copia, non copiare quest'altra parte, quindi non si tratta semplicemente neanche di un taccuino di appunti, ma si tratta di un'opera che viene rielaborata in seguito e che forse era destinata a subire ancora ulteriori modifiche, ulteriori correzioni. Però è un'opera, appunto, dicevo, un'opera vera e propria perché c'è un autore che si assume anche un onere di narrare la vicenda. L'andamento narrativo a volte è davvero entusiasmante, appassionante, no? Perché ci racconta in maniera minuta tutta una serie di eventi e in maniera anche coinvolgente. Era un notaio, no? Si parla spesso della storiografia e della cronachistica notarile, un notaio che è abituato per professione a garantire la pubblica fede, la pubblica fides.
però innanzitutto è anche un letterato che a volte si lascia andare anche a descrizioni davvero interessanti, belle, con un alto livello, un alto gradiente, come si suol dire, di autorialità e letterarietà. Però perché ha scritto un'opera del genere? Ecco, lo leggo, perché a un certo punto c'è una dichiarazione vera e propria di Domenico nel suo testo. E lo leggo attraverso la traduzione, ecco, l'edizione, non c'è solo l'edizione con il testo latino, c'è anche la traduzione a fronte, lo faccio anche vedere, ci sono anche a volte delle note, anzi non a volte, sempre delle note imponenti che sono state curate da tutti coloro che sono qui in qualche modo. E questo è un valore estremamente aggiunto, ma di cui si parlerà successivamente. E allora, e qui Domenico di Gravina dice: questo narrato direttamente, dettagliatamente, anche se ho messo qualcosa, perché sarebbe stato lungo scrivere tutto, ma almeno l'ho fatto, in parte perché i figli si ricordino di cercare la vendetta del loro padre e di quelli che furono suoi compagni. Allora, è la descrizione quindi di una guerra, di rappresaglie appunto anche familiari all'interno della stessa città, di Gravina, eccetera. Ecco. E allora, quale può essere l'intento? Quello appunto davvero di far ricordare a chi legge le vicende che sono capitate, non farle dimenticare, e di assecondare questo desiderio di far ricordare quello che è capitato con l'indelebilità di una scrittura, della scrittura cronachistica che appunto conferisce eternità al ricordo. No, questo appunto potrebbe essere il motivo, uno dei motivi, però, perché appunto non esiste mai un unico motivo, un solo motivo. E c'è ovviamente la propensione del notaio, anche un notaio, no, a scrivere, a ricordare gli eventi, a raccontarli, a trasporle quindi in narrazione cronachistica, però poi c'è anche l'esigenza, no, di raccontare. Il desiderio di raccontare, perché non riporta gli eventi, di raccontare sotto forma letteraria, perché non riporta gli eventi in maniera asettica o secondo un rigoroso ordine, no, notarile, come farebbe un notaio. È proprio un autore che dà un letterato che cerca di dare un equilibrio alla sua narrazione, che cerca di dare un'organizzazione complessa e strutturale all'esposizione. Ecco, è una narrazione complessa questa, è una narrazione vera e propria, letteraria questa di Domenico, ed è una narrazione bella da leggere, soprattutto bella da leggere, viene fornita anche la traduzione italiana, quindi davvero può essere letta, e nelle note ci sono tutte le spiegazioni, ecco. E questa edizione, per la prima volta direi, forse fornisce tutti gli strumenti per fare una lettura attenta e proficua di quest'opera davvero importante. Però su chi fosse Domenico di Gravina lascio subito la parola a Victor Rivera Magos, che ci dirà altre cose. Grazie Fulvio, intanto un grazie a Italia Medievale, a Maurizio Callì per l'ospitalità che ci dà questa mattina, che è sempre molto ben accolta. E, sì, chi è Domenico? Io inizierò subito col dire che il lavoro che abbiamo fatto di riedizione di questa importante fonte trecentesca non poteva prescindere anche proprio dalla individuazione sostanzialmente della figura di questo notaio e del cercare di circoscriverlo in un ambiente che evidentemente non è soltanto l'ambiente del quale narra, cioè quello gravinese di cui è originario e poi Altamurano, Bitontino, che sono le due città dove Domenico si trasferisce con la famiglia in seguito agli eventi, diciamo, della guerra di cui Fulvio ha tracciato in sintesi, in grande sintesi, alcuni dettagli. Ma noi sappiamo chiaramente che Domenico è un notaio, lo dice lui stesso, in una parte della cronaca si autodichiara notaio. E d'altronde le sue funzioni di notaio sono spesso chiamate a, diciamo, rendere i servigi dei vari signori a cui si accompagna, a cominciare dal re d'Ungheria. Spesso lui è addirittura chiamato dall'Universitas di Gravina,
durante il periodo di guerra a sottoscrivere o comunque a redigere dei documenti. Nella cronaca questo compare in più di un'occasione. Però il punto è un altro. Noi fino ad ora di Domenico si sapeva molto poco, si sapeva appunto, si sapevano queste poche linee che erano quelle che derivavano dalle notizie che lui dava nella sua cronaca. Ma la sua cronaca dice molte altre cose. E grazie anche alla possibilità che abbiamo avuto di ragionare su questa fonte messa in relazione con altre fonti coeve, in particolare quelle territoriali, quelle provenienti dall'archivio arcivescovile di Gravina, alcuni archivi arcivescovili vicini alla città originaria di Domenico, addirittura una fonte è stato possibile ritrovarla nell'archivio arcivescovile di Trani. Uno dei figli di Domenico, a un certo punto all'inizio del XV secolo, compare in relazione alla famiglia della Marra proprio in un documento tranese nel 1419. E allora, come collocare Domenico in questo contesto? È evidente che Domenico non era soltanto un notaio. Lui stesso partecipa ai saccheggi, lo dice lui stesso, insomma, alle attività belliche che si svolgono nel contesto della Murgia. E non soltanto, ma in particolare della Murgia Varese, della terra di Bari, fino addirittura a Barletta e a Castel del Monte. Lui stesso è tra coloro che assediano alcune città. D'altronde, Domenico viene da una famiglia che non è soltanto una famiglia di notai. Il suo fratello maggiore, Guglielmo, è parte dell'aristocrazia militare della città. Noi non dobbiamo avere paura per il contesto meridionale di cominciare a usare anche con maggiore, diciamo così, cognizione di causa certi termini, no? Si parla sempre di aristocrazie in riferimento alla letteratura e alla storiografia dell'Italia centro-settentrionale. Anche nelle città dell'Italia meridionale, ancora in questo frangente, esistono delle aristocrazie urbane, certo con ricchezze e peso, diciamo, evidentemente diverso da alcune aristocrazie delle città dell'Italia centro-settentrionale, ma che svolgono un ruolo nelle relazioni, nelle possibilità che hanno di interfacciarsi non soltanto a livello locale, ma anche con i livelli di vertice, svolgono un ruolo politico nei contesti e non soltanto nei quali operano. La famiglia di Domenico è una famiglia che ha relazioni con i duchi di Gravina, con la famiglia durazzesca, con l'episcopio della città. E alcuni personaggi di cui Domenico si circonda, penso per esempio ai De Gargano, che avrebbero preso posizioni avverse al partito ungherese del quale Domenico fa parte, schierandosi con il partito napoletano, perché vicini ai conti di Gravina, sono probabilmente vicini ai Sanseverino, che è una delle grandi famiglie comitali del Mezzogiorno. Dunque, questo insieme di relazioni che intorno a questa figura noi possiamo ricostruire anche grazie a questa fonte e alla collazione fatta con altre fonti del territorio, ci consentono di delineare un diciamo quadro non soltanto riferibile alla figura e alla vita di Domenico, ma più in generale al contesto politico-militare che si muove intorno a questa figura e a figure quali appunto le grandi famiglie comitali come i Sanseverino, i Del Balzo, i Della Marra, i Pipino, che muovono le fila, tra virgolette, di questa guerra nell'ambito pugliese fino ad arrivare a Napoli e a chiaramente interfacciarsi con le grandi famiglie napoletane e con la corona, evidentemente noi possiamo cominciare a ragionare in maniera diversa anche della composizione sociale di queste città, che ecco, nella fonte che Domenico ci restituisce, la fonte che Domenico ci restituisce ha un grande merito tra le tante altre, tra i tanti altri evidentemente, cioè quello di farci comprendere e di consentirci di ragionare sul grande momento di cesura che è quello della guerra dell'Italia meridionale, della guerra civile in Italia meridionale alla metà del 300. È una cesura per la struttura politica e istituzionale del regno, evidentemente. Ma è una cesura anche per la struttura delle aristocrazie urbane che intorno a questa guerra si muovono e che da quel momento sarebbero uscite
in maniera diversa da come vi erano entrate, no? Ci sarebbero stati dei vinti e dei vincitori. E questo, come al solito, cambia molto anche in tutte le guerre, cambia la geografia del potere e conseguentemente anche la geografia dell'amministrazione, del governo dei territori per i periodi successivi. Ecco, la figura di Domenico, notaio, fratello di cavaliere, anch'egli cavaliere perché sa combattere a cavallo, è una figura che ancora è riferibile a un contesto in qualche maniera, diciamo così, amministrativo, militare, tardo 200esco, inizio 300esco. Da quel momento in poi le cose sarebbero cominciate a cambiare e grazie a questa fonte noi possiamo anche ragionarci su. Mi fermo su questo perché poi appunto ci sarebbero tante altre cose da dire. Dirò soltanto che, ma queste sono cose note, Domenico, era figlio probabilmente di un Giovanni Gravinese, fratello di Guglielmo e di Maria, ed ebbe quattro figli, Gregorio, Filippo, Bogliarina e Nicola. Proprio Nicola viene ritrovato a Trani in relazione con i De Ravarra all'inizio del 400. Quindi probabilmente andando a scavare ancora nelle fonti locali, qualcosa, anche per la stirpe poi della famiglia di Domenico potrebbe venire fuori. Passo la parola a Francesco Violante, che probabilmente sugli aspetti relativi proprio alla gestione e al territorio in ambito bellico potrebbe raccontarci qualcosa, insomma. Grazie, naturalmente ringrazio anch'io Maurizio Calì e Italia Medievale per questa presentazione, appena uscito il volume cartaceo. Io dirò po poche cose riguardanti in particolare diciamo così, l'aspetto legato alle annotazioni che abbiamo inteso apporre al testo, una quantità enorme, poi alla fine di note sono oltre 700, sono quasi 800 note, perché appunto, così come diceva Fulvio a proposito della traduzione del testo, uno degli aspetti fondamentali ci è sembrato, sui quali ci è sembrato puntare, necessario puntare, era appunto quello dell'intelligibilità del testo, quindi un obiettivo che poteva essere raggiunto soltanto appunto traducendo il testo e spiegando con la maggiore quantità di note, di riferimenti possibili, tutti i riferimenti interni al testo e naturalmente la bibliografia che ha sorretto questo lavoro di interpretazione del testo. Questo obiettivo di chiarezza, diciamo così, di intelligibilità e di anche contestualizzazione del testo che abbiamo provato a fare, non sarebbe stato possibile senza un apporto il più possibile interdisciplinare, perché appunto Fulvio è storico e filologo, e io e Victor, così come anche Marino, io e Victor ci occupiamo, diciamo così, in particolare anche di storia del territorio, storia economica, storia appunto dei ceti sociali. E questo particolare, come dire, riguardo alla storia del territorio, alla topografia, alla geografia degli insediamenti, alle strutture economiche e sociali, appunto, ci ha consentito anche di discutere alcuni passi del testo particolarmente problematici e di offrire, diciamo così, una interpretazione, anche una lettura sul piano filologico più aderente quindi al dettato di Domenico, diciamo, conoscendo meglio appunto il territorio, gli itinerari, gli insediamenti nei quali il racconto si stava svolgendo. E quindi questo, diciamo, da questo punto di vista, l'apporto che questa edizione dà rispetto alle edizioni precedenti, quella di Sorbelli innanzitutto, fondamentale, e alle opere anche alle traduzioni precedenti, sta appunto in questo, cioè nella grande quantità di lavoro intorno, diciamo così, al testo. E questo, per esempio, diciamo, l'attenzione al territorio, data anche abbiamo voluto apporre una carta, doppia pagina, dei luoghi in cui la narrazione si svolge, questo appunto per un pubblico, diciamo, non meridionale, ma appunto la carta prende il Molise, la Campania, la Basilicata e la Puglia con un addensamento di citazioni naturalmente in terra di Bari
nella zona dell'Ofanto, dove appunto c'è il Castel del Monte, famoso Castel del Monte, per il quale, per esempio, Domenico di Gravina è fonte fondamentale per smentire tutta una serie di luoghi comuni sull'isolamento del castello, sulla non residenzialità del castello, sul fatto che non fosse una struttura di natura militare, perché appunto nel cronico viene citato più volte il castello come appunto come luogo di guarnigione, come punto di riferimento all'interno del territorio. E parlato di castelli, quindi naturalmente il nesso tra paesaggio e guerra è un nesso che viene fuori, come dire, con tutta evidenza, diciamo così, perché è uno dei capitoli, l'ennesimo capitolo di quella cosiddetta arte occidentale della guerra, che appunto guarda alle devastazioni del paesaggio, alla devastazione non solo dei raccolti e al taglio degli alberi, dei vigneti, degli oliveti, ma anche la distruzione dei forni, dei mulini. È appunto una caratteristica fondamentale del modo di fare la guerra in Occidente. E dunque all'interno della cronaca di Domenico noi abbiamo una grande quantità di citazioni di questo tipo, ci permettono, diciamo così, di entrare nella macchina bellica e anche nelle intenzioni dei comandanti militari quando recano il guasto appunto alle città, agli insediamenti avversari. Ed è paesaggio, quello di appunto di devastazione, di rappresaglie, no? come diceva Fulvio, che è un paesaggio dovuto appunto alla questa caratteristica di guerra civile che Domenico narra nella sua cronaca. È una guerra civile non soltanto tra insediamenti, ma anche all'interno degli insediamenti stessi, all'interno delle grandi città, così come anche delle piccole città o dei casali. La lotta per il controllo delle masserie, e però diciamo questo aspetto locale, diciamo così, della guerra civile interna a queste comunità fa parte, è un tassello di un orizzonte molto più ampio che il Chronicon ci disegna. L'universo angioino trecentesco è un universo estremamente ampio dal punto di vista geografico, dalle steppe, dalle pianure dell'Ungheria fino all'Italia meridionale, un'ampiezza geografica, un'ampiezza anche di questioni, come si diceva prima, istituzionali, religiose, che danno il contorno, diciamo così, di una vicenda come quella del cronico, no? Che non è appunto soltanto locale, di un autore locale, ma ha una valenza europea, direi anche extraeuropea, perché gli interessi angioini sostanzialmente ricalcano e ampliano quegli svevi del secolo precedente. Dunque all'interno di questo mondo angioino, di questa sfera di influenza angioina, c'è anche il mondo balcanico e le grandi isole del Mediterraneo e il Levante, il vicino Oriente. Mi fermo qui. Bene, prima di chiudere posso far vedere la cartina che appunto menzionava Francesco, che è una cartina, potete vedere, no? Che abbraccia tutta l'Italia meridionale. Ovviamente c'è una concentrazione, come dicevo, nella zona della terra di Bari, però poi ecco, siamo stati attenti anche a questo, e mi permetto di ringraziare innanzitutto la casa editrice, no? La Sismel, per l'edizione nazionale dei testi medio-latini d'Italia, che è una collana prestigiosissima diretta da Agostino Paravicini Bagliani, e ringrazio anche Edoardo D'Angelo che l'ha approvato per la pubblicazione. E prima di dimenticarlo menziono anche e ringrazio Vito Castagna, che ha curato gli indici dei nomi di luogo e di persona. Anche gli indici sono stati complicati, faticosi, e per quest'opera erano fondamentali, però erano difficili, faticosi da fare, per cui un ringraziamento ulteriore, e un ringraziamento anche a Marino Zabbia, che non è stato presente oggi ma ha collaborato, era un esperto di Domenico e non poteva mancare in questo volume. Bene,
Io penso che è decisamente interessante come opera, no? Per tutta una serie di ragioni. Come non si dovrebbe mai fare con i gialli, io sono incuriosito da capire com'è finita questa guerra, come si è conclusa, perché chi è che di voi me lo può dire? Ma alla fine si conclude con un nulla di fatto. Gli ungheresi, poi, dopo aver devastato tutto il territorio con queste guerre continue, poi si arriva a un accordo e tornano in Ungheria, anche perché portare avanti una guerra era costosissimo, costosissimo in termini non solo di vite umane, perché comunque il sangue scorreva, e questo è fuori discussione, ma anche in termini proprio di bilanci statali. Ovviamente poi a farne le spese erano soprattutto i territori in cui si faceva la guerra. Però bisognava in ogni caso pagare i soldati, che in buona parte erano sempre mercenari, e bisognava pagarli attraverso le casse dello Stato. Infatti viene raccontato anche da Domenico, no? Che appunto ogni tanto c'erano le ribellioni dei mercenari, alcuni passavano da una parte all'altra allegramente perché il precedente datore di lavoro, tra virgolette, non aveva più fondi per pagare. Ecco, di fatto sono, ma le guerre, come possiamo dirlo, le guerre non risolvono mai nulla, appunto, sono solamente occasione di, generalmente, di devastazione, e questa non ha fatto eccezione. Bene, io allora invito ad acquistarlo questo libro, nonostante le dimensioni, la mole e anche il prezzo, perché comunque è uno spaccato importantissimo, soprattutto di come si faceva la guerra nel 300. Quindi ricordo il titolo, che è Chronicon di Domenico di Gravina, edizione critica, traduzione e commento a cura di Fulvio Delle Donne, con la collaborazione di Victor Rivera Magos, Francesco Violante e Marino Zabbia, appena pubblicato dall'edizione Sismel di Firenze. Quindi correte in libreria e fatelo vostro. Io ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa presentazione. Do appuntamento a Grazie. tutti sul nostro canale YouTube, dove troverete, oltre a questa, anche tutte le altre fatte finora. E quindi grazie a Fulvio, grazie a Francesco e grazie a Vittorio. Grazie. Grazie Grazie a te, a te. Maurizio. Non trovo mai.